Salve ragazzi, benvenuti di nuovo su Opinione di Luzio. Anche oggi voglio portarvi un caso di cronaca, diciamo non locale, ma una cronaca diciamo derivante dalla Ucraina, dalla Russia. Ed è un problema derivante dalla nuova droga che da 2-3 anni sta colpendo le nuove leve, le nuove generazioni di drogati nel mondo russo e di chi si avvicina a tale anche mondo. È la droga Crocodile, si chiama. È una droga che dà una speranza di vita che non va oltre 3 anni, se sei fortunato, ma nell'arco di 12 mesi si è clinicamente morti. Questa droga, diciamo, ha degli effetti devastanti sul corpo umano, lo potete andare a cercare anche su internet, c'è da preoccuparsi perché è una droga che trova la risposta alla crisi economica, per chi non ha 30 euro per comprarsi una dose di eroina o 50 euro una dose di cocaina. Questa droga costa 5 euro, dà uno sballo ancora superiore rispetto alle droghe precedentemente elencate ed è fatta da un cocktail di benzina, forti analgesici, codeina e non so se c'è anche quindi anche parti di chetamina, che è un anestetico per cavalli e voi lo dovreste già conoscere bene perché da molti anni diffusa. Naturalmente distrugge il cervello umano. Naturalmente questa droga che cosa fa? Squama la pelle, ecco perché si chiama crocodile, come il coccodillo. Ti squama, ti distrugge gli organi interni, ti invecchi in brevissimo tempo, perdi i pezzi di pelle e diventi da 100 kg che puoi pesare a diventare solo ossa e carne che va in putrefazione perché non hai più la pelle che la ricopre e gli organi di dentro si spappolano. È una cosa devastante, crea una dipendenza fortissima perché basta 3-4 dosi e già hai una voglia ripetuta di farti in endovena una nuova dose. E questa si parla che naturalmente nel nostro contesto europeo non ci sono allarmi per far sì che questa droga si diffonda, ma sicuramente per me nei prossimi periodi potremo cominciare anche a parlare di questa droga nel nostro contesto, perché sicuramente tramite internet è già facilmente reperibile queste sostanze, cioè è acquistabile, e sicuramente per chi ne fa uso, sapere di potersi sballare in maniera diciamo molto più economica, perché con 5 euro hai uno sballo garantito, logicamente quelli non si fanno scrupoli per chi si droga, perché già loro il valore della vita che danno è minimo, quindi non vanno a guardare che si muore in 3 anni, come stanno facendo con l'eroina, perché lo stesso, le possibilità di vita non sono tanto durature perché o muoiono di cirrosi epatica o di overdose perché è tagliata male. Quindi anche lì voglio dire c'è da lasciare un attimino il punto di domanda su quanti anni può campare. Sì, possono campare anche 20 anni, ma come li campano? Come delle larve, come delle persone completamente disintegrate. La cocaina e l'MDMA o altre droghe che voi conoscete ancora peggio. Quindi voglio soltanto segnalarvi questo campanello d'allarme, ragazzi. La droga Crocodile la trovate su internet, cercate quello che è e verificate se la corrispondenza dei fatti di quelli che vi ho detto sono veritieri o meno. Io spero che questo segnale sia moltiplicatore di segnale anche da parte vostra attraverso le vostre possibilità di presenza su YouTube e su altri canali, logicamente di veicolare questa notizia, di questo allarme, di questo pericolo, facendo visualizzare alla gente, verbalizzando, scrivendo dovunque potete su internet gli effetti devastanti di questa droga. E vi ricordo, la crisi economica porta anche a questo. Se ci sono i compro-oro che aprono di giorno in giorno sempre di più, è perché ci sono sempre di più gente che va a ricettare i soldi in maniera con furti per farsi, perché non sanno più dove andare a sbattere per pagare la loro dose giornaliera. Sapere che c'è una dose a 5 euro, ragazzi, per loro è una manna nel cielo, si potranno continuare a sballare anche senza soldi, mettendo 2,50 euro a testa, 2,50 euro che ci vogliono con una colletta davanti a una chiesa. Per me è veramente una cosa che ci deve far lasciare stupefatti su quello che è il mercato della droga, di quello che non si fanno scrupoli di far sì che quella macchina continui a macinare soldi, arrivando anch'essi ad abbassare i prezzi, ok? Come gli sconti in un negozio, ma lì non si parte di sconti su un capo d'abbigliamento, si paga un prezzo molto più alto che quello della vita, che per me è un dono che non va tolto, se non quello che può essere la propria ispirazione di vita, cioè la propria fede, ok? Se si vuole morire a 70 anni, 80 anni, come tutte le persone muoiono per madre natura, non per decisioni autodistruttive. Ok ragazzi, lanciamolo un sasso allora e vediamo se questo sasso verrà accolto oppure no. Io cerco di farlo, ragazzi.
vi aspetto ad argomentare questa notizia e fate sì che si diffonda in macchia d'olio, perché noi, il Ministero della Prevenzione delle Droghe, dice di non preoccuparsi, ma io mi preoccupo. Arrivederci ragazzi, siamo sempre a Senigallia.